Pasquetta Anomala e Maremma, le località balneari, gli anni scorsi piene di turisti e vacanzieri, appaiono oggi deserte. Queste sono le immagini della spiaggia di Marina di Grosseto e di Principina a Mare. Pochissime auto in strada, nessuna anima viva fuori, le spiagge completamente abbandonate dall'uomo, sferzate solo dal vento. Certo che il meteo non ha favorito le uscite fuori casa, ma gli intensi controlli delle forze dell'ordine, polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato hanno senza dubbio rappresentato un forte deterrente e garantito il rispetto dei decreti che in questo periodo di emergenza dispongono norme restrittive di isolamento e distanziamento sociale. Dall'ospedale Misericordia gli operatori fanno gli auguri di Pasqua e Pasquetta. A cosa serve, dicono, vedere il volto? È solo il cuore che conta. La terapia intensiva del reparto Covid-19 fa gli auguri con un cartello emblematico usando l'acronimo Covid per indicare combattiamo orgogliosi verso il domani. Buona Pasqua. Anche per Massimo Ciani, avvocato e professore in pensione, uscito una settimana fa dalla terapia intensiva e adesso degente nel reparto malattie infettive del Misericordia, questi giorni di festa hanno assunto un sapore particolare. Dalla sua pagina Facebook ci fa sapere che il personale parasanitario del Covid, che lui definisce gli angeli del Covid, ha voluto far sentire ai ricoverati la forza della propria encomiabile solidarietà. Infatti all'ora del pranzo, scrive Massimo, mi sono visto fare irruzione nella camera da un gruppo festoso di ragazze. Incredulo e un po' stordito da questa manifestazione di entusiasmo, mi sono visto regalare un sacchettino di ovette al cioccolato. Abbiamo poi voluto affidare ad alcuni selfie questo momento così bello, così solidale, così appagante, i momenti così emotivamente importanti per me e per la comunità ospedaliera grossetana tutta. Vi testimonio che senza questi angeli del Covid sarei caduto nella disperazione più devastante. Invece eccoli tutti qua, giovani e meno giovani, chiusi dentro tute talmente scomode da togliere loro il respiro. Turni estenuanti, ma loro sempre infaticabili, pronti a porgere un aiuto, una parola di conforto. Penso che la comunità grossetana debba loro molto.